No, l'abbiamo Il concepito papilloma virus e le qualcosa, malattie abbiamo ad esso individuato quali collegate non sono le vanno linee sottovalutate e strategiche. Le avremo sensibilizzare le soltanto donne su nelle questo zone tema è che quanto rendono mai più necessario. rischiose A questo spostare proposito, i Bari si pazienti tiene in un altre focus zone multidisciplinare dove sul tema in collaborazione con l'ASL, dove la prevenzione gioca come sempre un ruolo importante. Prevenzione che in ambito ginecologico esiste grazie al Pap test e all'HPV test, ma negli altri ambiti, nelle altre discipline non è ancora così evoluta, per cui è importante occuparsi e impegnarsi in questo. Qual è il pregiudizio più grande, se c'è ad oggi, e dove bisogna intervenire maggiormente? Ma diciamo che noi nella nostra regione siamo riusciti a forse a far vincere un po' i pregiudizi, anche perché per il lavoro che abbiamo fatto abbiamo portato la prevenzione ad un livello abbastanza alto di adesione grazie agli screening oncologici della cervice. I pregiudizi sono ancora pochi oggi, diciamo che c'è solo da lavorare per coinvolgere la gente. Fare screening in tema HPV e non solo, anche quando non richiesti, è fondamentale e la dottoressa Genco tiene a lanciare questo appello. Per tutte le donne da 25 ai 64 anni, anche se non avessero mai avuto un invito a casa o un invito con messaggio vocale e quindi non fossero state invitate, possono presentarsi spontaneamente ai consultori familiari della propria città e chiedere di partecipare allo screening. Questo per la cervice, ma vale anche per gli screening della mammella e degli screening del colon retto. Quindi